Vai. Oggi siamo qui per recensire di questa casuccia magica. Vediamo la location e anche lo chef. Siamo qui per recensire l'ultimo prodotto che mi è arrivato. I famosi biscotti di Danone. Allora. Allora, come possiamo vedere, i biscotti sono forniti di contenitore di crack. Va merce. Però non è ancora arrivato quel palco. Allora, andiamo a prendere la spina. Allora, prima di tutto, vediamo il metodo caratteristico dell'intozzare la merda e il biscotto può essere destinato. Tipico di Luca Nonni. È in generale della cultura tivolese. Ma che me lo dico a fare? Si sente tutto, si sentono le mani, si sente il gusto, il tatto. Il mare di Tivoli. Tutta la mascolinità del creatore. Della pirata di nave pure. Spero fosse il biscotto col cianuro. Tra i 10 che ho mangiato. Potrebbe. Vai. Biscotti buoni, domestici, di qualità tradizionale ed italiani. Voto certamente sopra il 7. Sopra il 7. Azzarderei un 8. Perché comunque 8.3 magari. Biscotti di questo tipo in questa parte dell'Italia è difficile trovarli. Ok, perfetto. Allora, grazie mille signor Benelin e buon anno. E ci vediamo al prossimo anno di recensioni.